È ormai la fine del mese di aprile e di conseguenza anche per questo mese arriva puntuale come sempre il video dedicato al progetto BookTube Italia Legge Indipendente creato, come ben saprete tutti ormai a menadito, da Miss Tortellino nel lontano gennaio 2017. La casa editrice scelta per questo mese di aprile credo che veramente non abbia bisogno di presentazioni perché nonostante sia una casa editrice indipendente è veramente molto conosciuta. È la casa editrice Iperborea che si occupa soprattutto di titoli e autori del Nord Europa. Infatti il nome Iperborea fa riferimento ad un vento del nord, denominato appunto Borea, e indica il voler andare oltre il nord. La casa editrice Iperborea è attiva fin dalla fine degli anni 80 e il suo catalogo, si sta arricchendo sempre di più. Infatti scegliere un titolo, per questo mese è stato veramente molto difficile perché, nonostante non abbia letto ancora moltissimo di questa casa editrice, ci sono innumerevoli titoli che sono nella mia wishlist. E tant'è vero che io inizialmente, quando avevo saputo che questa casa editrice sarebbe stata la protagonista del mese di aprile, ero andata in libreria e tra tutte le cose che erano esposte, avevo comprato questo, Il meraviglioso viaggio di Nils Holgersson, di Selma Lagerlöf, che fa tra l'altro parte di una nuova collana, ovvero i mini boreali dedicati alla letteratura per l'infanzia e che comprende personaggi molto conosciuti come i Moomin di Tove Jansson. Questo libro è un classico per i bambini del nord e la stessa autrice è stata la prima donna a vincere il Nobel per la letteratura nel 1909. Il libro racconta di un bambino dispettoso che fa dispetti agli animali fino a che un giorno fa un dispetto ad un folletto che lo fa diventare piccolo 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 e così Nils si aggrega ad un gruppo di oche selvatiche e compie una meravigliosa avventura nei cieli del nord. E alla fine io questo libro non l'ho letto, ma adesso vi dirò perché, ma conto di leggerlo quanto prima. In libreria io ho anche altri libri di questa casa editrice, tra cui La vera storia del pirata Long John Silver di Bjørn Larsson, che è sicuramente un long seller di questa casa editrice perché tutti ne parlano benissimo e tutti lo continuano a leggere a distanza di anni dalla sua pubblicazione. Ovviamente voi capirete dal titolo, se non lo sapete, ma mi sembra strano, che questo libro tratta al suo centro una figura come il pirata Long John Silver, già al centro dell'Isola del Tesoro di Stevenson, un personaggio che personalmente a me ha sempre affascinato da morire e vorrei leggerlo, spero di riuscire a leggere questo libro nei prossimi mesi. Il motivo per cui poi io, dopo aver comprato il libro della Lagerlöf, mi sono diretta verso un altro titolo è perché un'amica mi ha parlato del titolo in questione in termini veramente entusiastici, come uno dei più bei libri che lei avesse mai letto in tutta la sua vita. Di conseguenza è stato quasi, cioè, naturale decidere di leggere proprio quel titolo che è Scrittura cuneiforme di Kader Abdullah. Sicuramente un titolo molto atipico per una casa editrice che tratta soprattutto di letteratura nord europea, anche perché questo autore ha origini iraniane. Ma adesso vi spiego come mai una casa editrice che pubblica letteratura nordica pubblichi anche questo autore che non rientra appunto nella sua zona geografica di interesse. Kader Abdullah, infatti, è un rifugiato politico in Olanda dalla fine degli anni 80 e quest'autore ha origini iraniane, infatti i suoi libri, come anche lo stesso Scrittura cuneiforme, ha al suo centro proprio la storia dell'Iran. E la cosa particolare di quest'autore è che, nonostante appunto abbia queste origini persiane, abbia deciso di scrivere in olandese. Tant'è vero che nel corso degli anni, con i suoi numerosi romanzi, è diventato uno degli scrittori di punta in Olanda.
Abdullah è legato a doppio filo sia all'Olanda che al suo paese d'origine, e anche il nome che ha scelto di usare, Kader Abdullah appunto, è uno pseudonimo che racchiude in sé due nomi di due amici che sono stati uccisi dal regime comunista, e attraverso la scelta di questo nome l'autore decide di rendergli onore e di ricordarli in questo modo. La storia che racconta in scrittura cuneiforme è una storia a più livelli, molto complessa, bellissima e che a me a più riprese ha tolto il respiro. C'è tantissimo da dire riguardo a questo romanzo ed è difficile riuscire a condensare tutto quello che ci sarebbe da dire su questo romanzo in un video di pochi minuti, perché è una lettura veramente molto complessa. Per riassumere proprio in poche parole, la storia è la storia di un uomo sordomuto e del figlio, ma non è solo la storia quindi è la storia di un padre e di un figlio, ma non è solo questo, perché la storia del rapporto tra un padre e un figlio, un padre seppur molto particolare, si lega a doppio filo con la storia iraniana. Partendo dagli inizi del Novecento, passando dal regime degli Scià di Persia, di cui anche qua in Italia si è sempre favoleggiato, perché io ho sempre sentito parlare mia madre di questi Scià di Persia, soprattutto dell'ultimo Scià, che è rimasto in carica fino agli anni 80, e delle sue favolose mogli, Soraya, Farah Diba. Io ne avevo sentito parlare come di una cosa favolistica, fino ad arrivare alla rivoluzione comunista di stampo islamico a partire dalla fine degli anni 70 e poi per gli anni 80. Questo libro mi ha spinto, come molto spesso mi succede quando incontro letture così profonde, ad andarmi a cercare qualche informazione appunto sulla storia iraniana di cui non sapevo assolutamente nulla. È un romanzo che regala molto di più perché mi ha spinto a riflettere sul valore del ricordo, perché soprattutto nella prima parte, la prima parte racconta una storia che ha il sapore di un racconto delle Mille e una Notte. E in questo racconto realtà, fantasia e ricordo si uniscono in un tutt'uno, perché quando noi ricordiamo qualcosa, questo ricordo è sempre filtrato attraverso il nostro cuore, che ci fa ricordare solamente ciò che noi vogliamo ricordare e ci fa tralasciare e dimenticare i momenti brutti, quelli più negativi. Quindi anche questa parte che io ho amato moltissimo, è una parte reale, o invece tutto filtrato attraverso i ricordi che fanno ricordare al narratore quanto è accaduto, ma sotto forma di favola. Ma la stessa storia che racconta il romanzo, se voi andate fate come me, leggete questo libro e poi ad un certo punto decidete di andare a trovare delle informazioni sull'autore, vi chiederete: ma quello che io sto leggendo è un romanzo di fantasia? Oppure io sto leggendo un romanzo autobiografico in cui mi viene raccontata la vita dell'autore? Questo non lo saprete mai, perché lo stesso Kader Abdullah ha vissuto una vicenda molto simile a quella di uno dei suoi protagonisti. Ha dovuto fuggire dal suo paese d'origine per rifugiarsi in Olanda perché è perseguitato dal regime comunista, e egli stesso aveva un padre sordomuto di cui probabilmente ha dovuto fare per numerosi anni la guida. Insomma, è un romanzo stratificato a più livelli, affascinante, che si legge in un soffio e che probabilmente voi non riuscirete mai a dimenticare. Perché io, dopo aver chiuso il libro, ho continuato a pensare e sono andata a cercarmi informazioni giorno dopo giorno. E giorno dopo giorno io scoprivo qualcosa di più affascinante e nuovo, una nuova lettura, una nuova chiave di lettura riguardo a questo veramente libro meraviglioso. Il primo protagonista che il lettore incontra è Aga Akbar, fin dal titolo, anche perché proprio se voi sfogliate il libro troverete scritto
scrittura cuneiforme, appunti di Aga Akbar, che è il sottotitolo. Aga Akbar è una figura ammantata dal mito, immersa nella favola, che è al centro della prima parte del romanzo, ed è come se, come vi ho già detto, è come se voi stesse leggendo una favola delle Mille e Una Notte. Lo stesso alternarsi di narratori, dal narratore onnisciente in terza persona allo stesso Aga Akbar, fino ad arrivare a suo figlio Ismail, ricordano l'alternarsi di narratori delle favole medio orientali, è come se voi all'inizio del romanzo foste trasportati in un viaggio nel deserto in cui una notte davanti ad un fuoco di bivacco voi ascoltaste qualcuno che vi racconta questa favola mitica. Aga Akbar è un ragazzo di cui viene ripercorsa l'intera vicenda dalla sua nascita, dal suo concepimento addirittura, alla sua nascita, alla sua infanzia, fino all'età adulta. La particolarità di questo uomo è che è sordomuto e per il momento storico e per il paese in cui è nato non imparerà mai né a leggere né a scrivere, ma Aga Akbar è un animo dotato di grande intelligenza ed è un poeta e uno scrittore mancato, quindi ha la necessità di trascrivere i suoi pensieri in un taccuino, in una lingua, in una scrittura tutta sua, che gli crea guardando e copiando i caratteri cuneiformi di una iscrizione che si trova all'interno di una caverna, che è un'iscrizione importantissima per il popolo iraniano. La figura di Aga Akbar è veramente una figura potentissima, quasi come se fosse un eroe della mitologia. Il figlio che gli succede è sicuramente una figura meno potente, ha un potenziale minore, almeno dal mio punto di vista, ma è anche egli molto importante, perché se Aga Akbar era legato alla storia iraniana di inizio Novecento, quindi legato alle radici, alle tradizioni più antiche del popolo iraniano, Ismail, il suo figlio, è invece il personaggio che ci traghetta verso l'età moderna, verso gli anni che più si avvicinano a noi. Ismail è un ragazzo che fin dall'infanzia è stato concepito soprattutto per fare da guida al padre sordomuto, ma ad un certo punto, come sempre avviene, il figlio ha bisogno di affrancarsi dal genitore in un primo momento andando via di casa per andare a studiare all'università, in un secondo momento poi decidendo di scegliere la via della fuga per non venire schiacciato dal regime comeinista che lo incarcererebbe e probabilmente lo ucciderebbe. Di conseguenza Ismail diventa un esule da adulto ha la necessità di venire a patti con quanto gli è accaduto in patria per poter poi continuare la sua vita come adulto, e per farlo decide di cercare di tradurre il taccuino del padre che gli è arrivato senza sapere chi glielo abbia effettivamente mandato. Quindi la seconda parte del romanzo, fino alla conclusione, è tutta dedicata alla figura del figlio che cerca di decifrare la scrittura del padre che effettivamente lui non riesce a capire, perché questa scrittura cuneiforme non è mai stata tradotta, quindi non si sa che cosa il padre abbia scritto. E Ismail è una figura, nonostante non abbia la potenza della figura di Aga Akbar, è una figura importantissima perché è lo specchio dello stesso autore ed è portatore dei temi cari all'autore, di conseguenza il tema dell'esilio, del ricordo della patria che si è dovuto lasciare e la necessità di venire a patti con la patria e con il luogo nel quale si è stati costretti a scegliere di vivere, quindi l'Olanda, per riuscire a capire
capire il proprio passato, ma anche vivere il proprio presente. E per fare questo, la chiave di volta è la scrittura. E la scrittura è un'altra delle tematiche bellissime e affascinanti che io ho trovato in questo romanzo, perché lo stesso autore, Kader Abdullah, sceglie di filtrare le sue storie che parlano del suo paese d'origine attraverso una lingua, l'olandese, che non è la sua, e quindi è una lingua estranea. Ed è quello che lo stesso Ismail fa con il quaderno del padre, con il taccuino di Aga Akbar, che lui tenta di tradurre, di decifrare, ma è una lingua che lui non conosce. Insomma, veramente, io non so cosa dirvi per spingervi a leggere questo romanzo, che è veramente un capolavoro. Io con Kader Abdullah ho scoperto un autore di cui voglio leggere altro, per vedere se gli altri suoi romanzi arrivano ad avere la potenza narrativa di questo Scrittura cuneiforme, che ovviamente io vi consiglio, non posso fare a meno di consigliarvi. A questo punto io non posso fare altro di consigliarvi di andare a vedere tutti gli altri video dei miei colleghi. Sicuramente troverete altri romanzi da dover appuntare in wishlist, come io stessa farò. Infatti guarderò tutti gli altri video degli altri partecipanti con il mio taccuino degli appunti, per segnarmi tutti i titoli che voglio leggere. Io ringrazio ancora Eleonora per questa opportunità di leggere libri di case editrici indipendenti, che mese dopo mese mi stanno facendo scoprire sempre più gioielli letterari proprio. E con questa tipologia di video io vi do l'appuntamento al mese prossimo. Lasciatemi un commento sotto se volete consigliarmi qualche titolo dell'Iperborea, perché sarebbe veramente stupendo, perché già la lista è lunga, ma io voglio allungarla ulteriormente. Niente, noi ci sentiamo nei commenti e ai prossimi video. Ciao!